Oggi è una giornata particolare, oggi è il 31 ottobre, è l'ultimo giorno di lavoro per tante e tante nostre operatrici che da 20 anni hanno dato l'anima nei servizi sociosanitari di questa città a favore di sofferenti psichici, anziani e in collaborazione con l'ASL Napoli 1 che ha deciso di non servirsi più di queste grandi professionalità. È veramente uno spreco, è veramente un peccato, ma soprattutto è una tragedia perché lascia tanta gente senza lavoro e molti pazienti senza diritti e senza servizi. Noi oggi siamo qui a manifestare questo ennesimo nostro sconcerto davanti al Consiglio regionale. Chiediamo alla Commissione Sanità, alla Commissione Lavoro, alla Commissione Consiliare e Attività Produttive di incontrarci. Sappiamo che c'è stata una richiesta di audizione alla quale non è stata data ancora risposta. Ebbene, se non danno risposta siamo qui a chiederla noi direttamente. Noi vogliamo sapere perché sta succedendo tutto questo, perché la ASL ha deciso di sospendere anticipatamente il contratto, perché la politica non ci ascolta. Solidarietà, vicinanza sicuramente, ma la questione è che ci sono persone che sono i lavoratori, che in questo momento stanno vivendo un vero e proprio dramma, di cui forse non tutti sono consapevoli, e persone dall'altra parte, che sono invece gli utenti di servizi e di attività, che anche loro stanno vivendo questo caos che deve essere governato in qualche modo. Io lo dicevo anche proprio ai lavoratori, questa parola diciamo è dura oggi proprio in cui termina questo contratto e quindi questo tempo, non troverò certamente io soluzioni da sola, ma l'impegno di creare quel terreno per poter ragionare sicuramente, ecco, quell'impegno io lo garantisco. C'è bisogno della volontà, della determinazione e del buonsenso, perché ripeto, ci sono tanti lavoratori ma ci sono anche tanti utenti. Bisogna conoscere le problematiche che questi lavoratori affrontano e bisogna porselo come politica, come amministrazione, come dirigenza in generale. Questo è quello che non torna, perché abbiamo fatto un grande lavoro a tutela di queste persone. Dopo una mia mozione, insomma, si è aperta, diciamo, un varco almeno per prospettare delle proposte garantiste per far continuare il lavoro a queste persone fin quando l'ASL Napoli 1 non avesse indetto il nuovo concorso, che è nelle more. Avevamo chiesto una riserva almeno del 50% per i lavoratori in dotazione, che sono professionisti, educatori, insomma, che sono in contatto con una serie di fasce di persone deboli che hanno bisogno. E questo è importante, questo aspetto, perché spesso tra i professionisti e la persona che ha bisogno si crea un rapporto anche di fiducia e di continuità. Che cosa voglio dire? Che tranciare all'improvviso questo rapporto significa creare anche un trauma nei pazienti, e queste sono cose che avevamo anteposto ad ogni azione in Consiglio regionale. Ripeto, dopo la mia mozione si era aperta una discussione generale in tutti i gruppi politici, l'assessore 5 al bilancio ci ha convocato, insomma, in una plenaria dove eravamo tutti presenti, c'era anche l'ASL, c'era anche il direttore, se non erro, generale della sanità campana. È stato preso questo impegno che lei diceva in premessa, di non toccare il lavoro di queste persone fin quando non fosse stato, diciamo, bandito il nuovo concorso con quella riserva. Cosa è andato storto? Lo scopriremo mercoledì, perché riporterò, e sono molto arrabbiato, questo mi scuserò con i telespettatori che vedranno, diciamo, questa intervista, perché porterò questa questione nuovamente in aula mercoledì al Question Time e chiederò a Marchiello, a De Luca, cosa è andato storto e cosa bisogna fare a questo punto per tutelare il lavoro di queste persone.